Scandale stasera qui in Piazza Condoleo, in occasione della manifestazione della Proloco, abbiamo il gruppo statale 107 bis. Siamo con Gustavo, il leader, il cantante del gruppo. Parlaci un po' della vostra iniziativa, della vostra band, che so perché è da tanto che la sento nominare, che c'è già da qualche anno, insomma. Vabbè, intanto appunto la figura del leader nel gruppo non c'è, perché lavoriamo in maniera perfetta. Di solito il cantante prende... No, lavoriamo in maniera perfetta, nel senso che a me piace il gruppo come lavora, perché è una sinergia sincera, nel senso che i pezzi che facciamo sono costruiti in maniera simbiotica, nel senso che non c'è, alla fine, quando si arriva alla conclusione, non riusciamo a dire chi l'ha fatto, la strada è stata alle 107 bis. E quindi anche la figura del leader, diciamo che non è proprio... Quindi Gustavo Tigano e poi chi sono gli altri? Ci sono Alessandro Facente, che è, diciamo, il più titolato del gruppo, nel senso che è diplomato in tromba, poi si è laureato l'anno scorso, cioè 6 mesi fa, in direzione per banda. E poi c'è Pasqualino Loretto, che è l'altra tromba insieme a lui. La sezione di fiati si conclude con Domenico Amato, il trombonista. Poi dietro abbiamo la base armonica, che è fatta dalle tastiere di Filippo Carruba, il chitarrista è di Crotone, che è Francesco Manfreda, e poi chiudono la base ritmica, ovvero sia il basso e la batteria, con al basso Alessandro Coricelli e alla batteria Giovanni Zippa. Non l'abbiamo detto, ma l'anima del gruppo è di Santa Severina, cioè nucleo, quasi tutti sì, siete nucleo, di sì. Santa Severina. Le prove le facciamo là. Diciamo, è la nostra centrale operativa. Come è nata Statale 107? Come è nato anche il nome? Anche se questo l'ho sentito. È stato un gruppo che è partito semplicemente con l'intenzione di fare musica. Fare musica per passione, semplicemente. Anche perché a distanza di 7 anni, nonostante tutto, non abbiamo problemi ad adattarci in qualsiasi situazione, perché per noi l'importante è la musica, cioè suonare, divertirci. Da questa base è partito il progetto Statale 107 bis, che 7 anni fa ormai abbiamo messo in piedi insieme ad Alessandro Facente, che era il trombettista maestro plurititolato di prima. E stiamo facendo una marcord che però ci sta bene, nel senso che poi a ricordarle queste cose un po' mi viene la nostalgia. Magone. No, perché siamo stati... Ne abbiamo fatte di strada, sempre sulle strade, sempre anche sulla strada statale 107 bis, che è questa. E questa qua che passa a fianco, certo, alla Villa Condoleo. E arriva a Santa Severina, Altiglia, sotto Altiglia, via dicendo. Insomma. E noi eravamo sempre qua e abbiamo detto, lei è anche componente del gruppo, diamole un ruolo, è stato questo. Che musica fate in genere e cosa ci farete ascoltare oggi a Scandale? Faccio prima a dirti le influenze che ci sono nella sua sonorità, perché effettivamente non c'è proprio un genere a cui possiamo ascriverci. Ma avete canzoni vostre o sì. Anche? Cioè, lo spettacolo è fatto quasi interamente di pezzi nostri. Inediti, quindi anche diciamo... Anche perché, però poi c'è qualche cover, perché voglio dire, la gente ogni tanto qualcosa di riconosciuto vuole sentirlo. E noi siamo... così. Quindi dicevi anche autori di gruppo, cioè come dicevi sì, prima la musica non ha un autore specifico, ma siete tutti quanti insieme che fate parole e sì, musiche. Sì. Quindi dicevi le influenze? Le influenze vengono sicuramente per la formazione che abbiamo, non possiamo tralasciare il blues e quelle che sono le grandi sperimentazioni su questo, per esempio Tom Waits, primo fra tutti. Poi di italiano c'è Capossella, c'è le sezioni orchestrali di Annacci, è il suo modo di scrivere, c'è qualcosa anche di Guccini, di De André ovviamente. Cioè, sostanzialmente c'è una frase che ci dà la cifra di quello che è l'essere statale 107 bis e di quello che siamo comunque in generale, tutti noi che vogliamo fare musica sinceramente senza lo scopo del profitto, eccetera. Nel senso che noi siamo specchi. Riflettiamo quello che abbiamo intorno, di conseguenza tutto quanto ci influenza. Io potrei dire che sono influenzato dal rumore dell'autostrada che sta a fianco a casa mia, la Cosenza, che la sento sempre, e c'è anche nella nostra sonorità. Cioè,
è l'ambiente che è la nostra influenza. E naturalmente, siccome ultimamente l'ambiente è un po' ostico, gli ultimi pezzi stanno diventando rugginosi, molto aggressivi, perché... Ultimi pezzi, insomma, però hai parlato anche di no profit, non c'è un progetto alto per la Strada 107, un CD, se non l'avete già fatto? Abbiamo delle produzioni che però sono produzioni sempre amatoriali, autoproduzione. Il primo nel 2009 è una registrazione live che vendiamo ai concerti e che distribuiamo agli amici, diciamo così. Poi c'è l'ultimo lavoro che è un po' più professionale, nel senso che è stato fatto a settembre, è una demo di 3 pezzi dove ci sono... Diciamo che il primo lavoro è un lavoro con il quale abbiamo pagato pegno alle nostre influenze, mentre la demo è già un lavoro più originale, c'è di più la nostra identità. Il progetto non ha intenzioni alte. Siamo stati ultimamente in Sicilia, ci ritorneremo il 24, 2 festival nazionali, il Festival Band, il Festival Pub e il Lennon Festival. Da Messina siamo tornati felici, nel senso con un premio miglior testo, il premio FIPI, la Federazione Italiana Proprietà Intellettuale. Nel senso che noi comunque ci piace confrontarci col pubblico ed è la nostra necessità. Pensiamo e siamo convinti che la ruffianaggine non sia l'unico modo, nel senso che non è detto che la scoperta, un po' di sperimentazione e guasti, come ci si vuole far credere, diciamo tutto il mondo della produzione italiana vuole far credere, nel senso non è detto. Noi vediamo nei nostri concerti, nelle occasioni in cui ci esibiamo, apprezzamenti da tutte le fasce d'età e non necessariamente gente addetta ai lavori. Il punto è volerlo fare, cioè l'intenzione è comunicare al pubblico, certamente. Quando non ci riusciamo ne siamo rammaricati. L'intenzione non è farlo facilmente, cioè comunque vogliamo mantenere la nostra identità. È un po' complesso, spero che prima o poi riusciremo a trovare una sintesi buona di questa cosa. In bocca al lupo per tutto. Grazie.